Buongiorno, oggi le carte hanno fretta di girare e di farsi vedere e queste due in particolare sono proprio volute cadere, quindi le lasciamo lì. E intanto buongiorno, mentre altre due carte sono già uscite, oggi c'è fretta. Ecco ragazzi, oggi c'è fretta. Quindi le carte hanno fretta di mostrarsi, vedremo per quale motivo e che tipo di messaggio ci devono dare. Suppongo che sia un messaggio importante per avere tutta questa fretta e per avere tutta questa grinta nell'uscire. Intanto, se volete una lettura privata con me o una sessione di coaching o di analisi karmica o un pacchetto che comprenda più cose, potete inviare una email e chiedere tutti i dettagli alla mia assistente oppure andare sul sito internet e prenotare da soli. Ma vediamo un po' che cosa accade. 6 di coppe, 7 di denari, 6 di denari e la torre. E la torre. Quindi, come sempre, i miei studenti sono invitati a mettere in pausa, a dare la loro interpretazione e noi andiamo avanti con la nostra. Tutto inizia con un senso di nostalgia. Tutto inizia con dei ricordi, ricordi di qualcosa del nostro passato, ricordi di qualcosa che ci ha aperto il cuore, perché di questo si tratta. Qui sono questa carta, io la considero la carta delle anime gemelle, perché si tratta di due bambini che si scambiano le loro coppe in un contesto bello, piacevole, ricco, pieno di tutto ciò di cui questi due bambini possono avere bisogno. Le coppe piene di fuori stanno proprio manifestando l'abbondanza, la creatività. E che cosa sono abbondanza e creatività? In realtà sono il risultato di sentimenti positivi, sentimenti di amore, amore ovviamente a 360 gradi, amore non solo di coppia, ma amore anche familiare, amore fraterno, amore amicale, amore di tutti i tipi. L'amore è quell'energia che crea, che genera la nascita di nuove cose. Ed ecco che in questa carta vediamo proprio con questo crescere di tanti fiori dentro le coppe, vediamo proprio il risultato di questa unione fra i due bambini. Ecco perché appunto le anime, la carta delle anime gemelle. Perché? Perché parla o di due persone che si sono già conosciute in passato, magari anche in un passato lontano. Data la giovane età, questa carta dà proprio l'idea di tanto passato, tanto, oppure talmente tanto passato che stiamo parlando di vite precedenti e quindi ecco che stiamo parlando di persone che non solo abbiamo conosciuto in questa vita, ma abbiamo conosciuto anche in altre vite, chissà in quante altre vite, ed ecco che adesso sono al centro della nostra attenzione, all'inizio della giornata di oggi o in generale nei giorni intorno ad oggi. Ma che tipo di reazione abbiamo noi a questi pensieri e a questi ricordi? Che tipo di atteggiamento? Beh, quello del 7 di denari, quello del 7 di denari. L'attesa. Sembra che fino ad oggi abbiamo aspettato questo qualcosa, questo 6 di coppe. Abbiamo aspettato che tornasse? Abbiamo aspettato che si rifacesse vivo? O abbiamo aspettato semplicemente che spuntasse nella nostra vita? Se si tratta di anime gemelle che vengono dal nostro passato, probabilmente noi abbiamo sempre aspettato di conoscerle. E quindi ecco che siamo lì a pensare, chissà quando conoscerò la persona giusta. Ma io credo che per la maggior parte di noi si tratta proprio di persone che già conosciamo e che per qualche motivo, dopo aver interagito con noi, si sono allontanate, ma noi stiamo ancora aspettando qualcosa. Stiamo ancora aspettando quel qualcosa che ci permetta di riprovare le stesse emozioni di amore, pienezza, abbondanza. Non è detto che si tratti di un partner o di un partner sessuale, potrebbe trattarsi anche di un'amicizia, di un familiare, qualcuno comunque che con noi ha un legame molto particolare. E come spiego bene nel corso di psicologia karmica ed energetica, le nostre anime gemelle non sono solamente i partner, ma soprattutto non esiste una sola anima gemella, quella semmai sarebbe la fiamma, in base alla terminologia che noi utilizziamo un po' qui in Occidente, che comunque lascia il tempo che trova, perché non esistono terminologie del genere. Nei luoghi in Oriente, nei luoghi dove diciamo questi temi sono stati tramandati fino ad oggi. Molte cose che noi pensiamo di sapere in realtà sono solo nostre interpretazioni, che ripetiamo un po' a pappagallo, e quindi ecco tutti questi video che parlano di anime, fiamme gemelle, che in realtà non si capisce granché perché c'è molta confusione anche nella terminologia fra una persona e l'altra. È ovvio il motivo per cui c'è confusione, perché
L'abbiamo inventata noi, non è così che funziona per loro, per chi queste cose le ha tramandate davvero. Però ecco, io in quel corso spiego bene come certi incontri, certe persone sono anime gemelle nel senso che sono persone con cui noi abbiamo già condiviso in passato delle esperienze importanti e queste anime gemelle nella nostra vita attuale non è detto che siano partner. Ma possono essere genitori, fratelli o sorelle, amici, parenti, i nostri amici più intimi o addirittura persone che noi incontriamo in determinati periodi della nostra vita, ma con cui condividiamo delle cose talmente tanto forti e intense che poi, anche se magari per via delle distanze fisiche o per via di altri motivi noi non riusciamo più a incontrare queste persone, rimangono sempre con noi, rimangono sempre nel nostro cuore. Perché ci hanno permesso di vivere esperienze talmente tanto importanti che abbiamo imparato tantissimo con loro. Ecco, è così che si riconoscono le anime gemelle. Punto primo, da un riconoscimento energetico. Al primo incontro qualcosa a livello energetico vibra. Commentatemi qui sotto se vi è mai capitato di sentire proprio questa vibrazione, che per qualcuno si trasmette come un senso di familiarità più che vibrazione, perché ognuno di noi ha i suoi modi personali per percepire le energie, quindi anche un senso di familiarità, ma non dimentichiamo l'impatto, l'intensità di questi incontri. Sono incontri che in poco tempo ci danno e ci tolgono tantissimo, ed ecco che questo è un altro segnale. Troverete ovviamente la descrizione completa nel videocorso di psicologia karmica ed energetica. Quello che però noi vediamo è che l'atteggiamento nostro nei confronti del 6 di coppe è proprio di attesa. Stiamo aspettando, come se aspettassimo che questo passato ritorni a farci sentire come prima. E subito dopo quello che appare sono un 6 di coppe e una torre. Ma non è che per caso, ma non è che per caso questi ricordi ci influenzano talmente tanto da farci smettere di aspettare e farci fare un piccolo passo indietro, perché mi riferisco qui agli studenti di secondo livello tarologia avanzata. Non mi ricordo se vi ho già messo questa lezione o la devo ancora mettere, però voi già siete in grado di capire che cosa sto dicendo. Se noi in una linea temporale che va dall'1 al 10 andiamo sempre verso avanti, noi in teoria dovremmo andare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Invece in questo caso stiamo passando dal 7 al 6, stiamo facendo un passettino indietro. Energeticamente, mentalmente, psicologicamente torniamo indietro. Perché? Perché piuttosto che aspettare qualcosa, noi preferiamo agire, interagire o con questo qualcosa o con qualcun altro o qualcos'altro simile che ci dà la stessa più o meno sensazione. Ed ecco che smettiamo di aspettare e iniziamo invece ad interagire. Cosa accade però nel momento in cui noi interagiamo? La torre. Cosa prova per me? Mi cercherà. Impara a leggere la sua mente con il metodo Maya. Iscriviti ai nostri corsi e visita il sito internet www.vocidagliangeli.com. Qualcosa di grosso accade quando noi interagiamo, molto grosso. Qualcuno spacca tutto, noi forse spacchiamo tutto. O se l'interazione è fatta bene, questa potrebbe rappresentare uno sfogo sessuale, potrebbe rappresentare appunto essere una carta che parla di un rapporto sessuale, un incontro focoso fra due persone. Lo sapremo solamente leggendo i vostri commenti, perché come sapete io non aggiungo carte a queste stese. Ciò che posso dirvi è che appunto ci sono due opzioni. O noi smettiamo di aspettare questo qualcosa, andiamo verso qualcos'altro e con questo qualcos'altro abbiamo un'energia da torre, quindi o un'energia distruttiva tipo da litigio, oppure un'energia molto passionale da rapporto sessuale, o in alternativa noi stiamo aspettando questo 6 di coppe, non vogliamo più aspettarlo, cerchiamo noi il 6 di coppe, lo chiamiamo noi, facciamo noi questo passo ed ecco che per qualche motivo esce fuori l'energia della torre, questa energia distruttiva che è necessaria per portare a un rinnovamento. Non si tratta di distruzione fine a se stessa, ma sempre di rinnovamenti, oppure di una sana, bella, quello. E adesso andiamo avanti. Prendiamo la nostra cartina angelica, vediamo cosa gli angeli hanno da aggiungere a tutto questo. Vediamo un po' che cosa gli angeli hanno da aggiungere a tutto questo.
di acqua. Beh, il messaggio è chiaro. Il messaggio è chiaro. La vita emotiva in primo piano. E se non si tratta di vita emotiva, si tratta proprio di vita familiare. Una vita felice, appagante. Cioè, nel senso, a livello familiare noi abbiamo davvero tutto quello che ci serve. Le nostre esigenze, sia emotive che materiali, vengono soddisfatte. Abbiamo persone di cui possiamo fidarci, abbiamo delle relazioni sane, oltre a quelle non sane che tutti abbiamo da qualche parte. Però ecco, se ci concentriamo e ci focalizziamo su questo, ragazzi, sicuramente sarà un'ottima giornata o saranno comunque dei giorni molto piacevoli. Ovviamente, se queste carte parlano di un passato che in qualche modo viene ricontattato, allora lì è davvero interessante sentire nei vostri commenti che cosa sta accadendo. Se invece decidete, per esempio, di interagire con altre persone piuttosto che ritornare nel passato, ecco allora, raccontatemi questa torre in che cosa consiste, se si tratta di liti o se si tratta di cose più piacevoli. Ma per il resto, ragazzi, come sempre, spero di esservi stata utile. Se volete diventare miei studenti, vi invito ad inviare un messaggio WhatsApp al 338-8191-267 in modo tale da parlare e discutere bene delle promozioni in atto se prendete più di un corso o della rateizzazione, quindi scegliere il sistema di rateizzazione che preferite. Per il resto, ci vediamo domani.